Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video ragazzi, oggi siamo su Osma e ci vediamo la partita a Napoli-Juventus. Eccola qui ragazzi, vediamo come andrà a finire. Mamma mia, il turno 1, mamma mia, io sto proprio... Napoli-Juventus. Dai, che partita ragazzi, Juventus contro Napoli, è un'ottima giornata per essere un presentatore. E vabbè, come dovrebbe... Questo lo saltiamo perché è lunghissimo. Allora, primo tempo. Ramani lascia l'arbitro alta scelta, cartellino giallo. Osimhen con un grandissimo cross che è mancato da tutti, eccetto per Politano che prova la rovesciata. Politano, 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 sì. Politano, e la sbaglia! Gol. Gioia negata dal palo, raga. Vlahovic non lascia l'arbitro altra scelta. Cartellino giallo. Dai, Vlahovic, però. Che è successo? Calcio di punizione, va vale ai piedi non chissà, te prego. Te prego. Non ci posso credere. Ma perché non ci sono occasioni, raga? Ancora! Non ci posso. No, io non vedo perché questo mi fa 3-0. Cioè. No, perché, raga? Perché, però. Ancora! Ma c'ho tutto! Non fa nulla. Questo ho usato il ritiro perché sennò non si spiega, raga. Eh sì, non fa nulla. Scusate, però ragazzi. Ok, perfetto, meglio. Messi sembra intenzionato a provare la. Ma che cazzo? La bicicletta, Messi, fai vedere chi sei. No! Ah sì, perché raga non ve l'ho detto, ho comprato Messi. Dai, ottimo cross in Messi in aria, dove comprare. No, 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 Caraschelli, ma vaffanculo, dalla fucilata dal limite. Ma guarda che fucilata, raga. Ah, guarda. Mamma mia, raga, quando fa vedere sti gol è così. Mamma mia, raga, sono sempre qui piano i gol. Ma è quasi uno loro, sicuro. E infatti. Sfortunato, infortunio per lui, cazzarola. Olivero, ok. Olivera. Che ha fatto? Ma che è? Che è? Rigore? Ma affangino. Oh, raga. Quasi mi si è seduto il suo marcatore. Ti prego. No. No, raga, però, raga, però. Dobbiamo vincerla sta partita. Ma perché? No, no, no. No. Ti prego, ti prego, ti prego. Ma affancina, vaffa. Ma no, raga, non si può giocare così, non si può giocare così. Non si può giocare. Non si può giocare, non si può giocare, raga, così. Non si può giocare, scusate, raga. Non si può giocare, mamma mia. Che partita brutta. Che partita brutta. 3-1, raga. E vabbè. Sedicesimi, porco mondo. Il Napoli è dentro, il Torino ha vinto 4-0. Cioè il Torino regà 4-0, ma che cazzo è, ma contro chi ha giocato? Che cavolo però, brutta partita, non mi è piaciuta. 3-1 ha perso anche il Milan. Cioè, avete capito? L'Inter ha vinto 1-0 contro il Monza, vabbè, ma che torni so, dai, su. Però vabbè, dobbiamo giocare bene. Cioè, Juventus-Bologna se non gli facciamo il culo è inutile, cioè, non si può giocare. Cioè... Prossima partita fra 10 ore, raga. Speriamo di vincere questa. Beh, se non mi gioco qua. Che poi loro. Ma qua Bregape entra dentro, ormai è un miracolo. Bologna è sesto perché ha vinto 1-0. Sì, ma c'è la freccetta in giù, quindi penso che vinceremo.
Vediamo come va. Vediamo dalle dirigenze. Il nostro obiettivo stagionale è la vittoria del campionato. Che cosa ci fai qui? Dovresti lavorare sulla forma fisica della nostra squadra. Al momento siamo in dobbiamo raggiungere un nuovo. Ci avanzo io. La sua che giocherà in casa contro Bologna. Che dobbiamo fare sul cassare Bologna. Non siete tifosi. Silver non precerà. Ma vabbè. Scelto da qui. Ma capisco perché hai scelto da qui. Aumenta il tuo. Ah, aumenta. Ok. Lui è sempre quello più. Allora, dobbiamo pensare, raga, alla difesa. Mi dispiace, ma alla difesa. Cioè, se no non gliela faremo mai. Bello questo! È proprio lui, cercavo, proprio Jude. Se Chiesa viene venduto, gliela facciamo, 16,4 più 11,1, non penso che ci arrivi 11,7. Cioè, 26,7. Sa 27,1, cioè, non gliela facciamo. Non è manco Kimmich, mamma. Kimmich è al Bayern, dal Bayern Monaco. Boh. Io penserei alla difesa. Vediamo. E difesa, infatti è 8. Ah no, il centrocampo. Dovremmo pensare al centrocampo e cambia posizione. No. Cambia tutto, 4-3-3-B. Infatti, sì. È molto meglio il 4-3-3-B perché poi cioè. Ok, Boia lo lasciamo là. Anche se Boia lo dovremmo cambiare. Lo mettiamo qua. Che tanto anche se sta male, Che tra l'altro lui starebbe anche là. E aspettate, ci sono anche Locatelli. Chiesa, che per ora ci mettiamo lui. Per ora ci mettiamo lui, lo tolgo anche dal mercato. Rimosso. E raga, Quella secondo me deve fare 4-3, deve salire un po' di più. Ok. Kostic DD. Un DD ce l'ho, però è troppo il cazzo. Secondo me, raga, Guia lo dobbiamo cambiare, cioè è costi, ce li mettiamo. Tiamo, così. Che poi ci starebbe. Dove sta? Ah, Locatelli è ancora più scarso, quindi no. E in panchina ci mettiamo Guia, su però gli attaccanti, quindi a posto di. No, lo mettiamo nei difensori, quindi no, vai, sugli attaccanti. E poi qua dei difensori ci metto De Sceglio. Ok. Formazione. Speriamo di vincere. Che poi le prossime partite, mamma mia, raga. Guardate, cioè guardate che partite. Guardate. Qua vediamo, vediamo. Torino e. Ah, ha fatto la Roma. Cioè, sì, è vero, a Milan. A Roma ha perso. Cioè, tutte queste squadre hanno perso. Hanno perso Genoa. Aspettate. Genoa è la Sverona. Allora, Genoa è la Sverona. Atalanta, Lazio. Io, Udinese, Roma, Monza, Frosinone, Cagliari e basta. Poi Salernitana, Lecce, Inter, Fiorentina, Bologna, Sassuolo, Empoli, Napoli, Milan e Torino hanno vinto. Il Torino primo classificato non si è visto solo negli anni, non lo so. Mamma mia, io spero, cioè, arriva oggi, stasera devo distruggere questi. Che poi raga, il Bologna ha vinto, Non so contro chi ha vinto, comunque sono scarsi, mi sa, quelli con cui ha vinto. Alle 21:20 oggi si gioca, quindi oggi si gioca un po' più tardi. Oggi è il 26, cioè domani è il 26, quindi. E aspetta. Ecco, non Lazio. Aspetta, la prima giornata, vabbè, io da qua. Il Bologna ha vinto contro il Cagliari, non lo so, c'ha vinto. Perché è sceso 86-84?
Io riscelgo 3-3-3-3-5-2-3, com'è? Sì, è l'unica, raga. E Chiesa lo rimette, dobbiamo per forza rimettere dentro dobbiamo per forza rimettere. Bonucci lo devo togliere, cioè, Bonucci lo tolgo. Faccio un po' di pulizia, raga. Poi basta, fermi. Allora mi serve un CD che poi tra l'altro non ce l'ho, no, c'è un CS. Quindi qua ci metto le quatelli, però lo cambio col costice. Costice lo metto di qua così sta messo bene. Poi CC e un CD che non so che metterci. Perché prima c'è? Prima mi va. Ah, perché c'era UEA, è vero. Eccolo. Vabbè, anche se la posizione sua non è quella, è comunque la formazione normale. Quindi raga, speriamo solamente di vincere. Fagioli abbiamo completato l'allenamento, è diventato 80. Io direi di fare un altro allenamento, cioè allenamento di Perin che viene migliorato a 80. Poi direi di farlo su Danilo quando finisce però. Io direi di farlo su De Sciglio che lo migliora alla fine, proprio fino al 77. Poi Fagioli facciamo arrivare a 81. Chiesa Vlahovic. Una bella domanda. Vabbè, mettiamo Chiesa. Vediamo un po'. Allora. Ora. Io non vorrei che lui ha messo una cosa, questo. Non vorrei che ha messo. Non ha messo nemmeno il coso. Non ha messo nemmeno il ritiro da qua. Perché ha segnato Anguissa. Poi ha segnato Bremer con l'assist di Messi. Poi al 62esimo Anguissa e Lobotka. E qua ci siamo disconcentrati. Anguissa considerate che è il migliore perché ha segnato due gol. Boh, chissà che è successo. Ah, Roma-Inter, subito uno scontro molto interessante. E Milan-Napoli, mo c'è coso se perde il Milan e il Napoli, eh. Mo vi faccio un'altra prediction, comunque ho già fatto una prediction. Ora me ne faccio un'altra prediction. Juventus-Bologna. Bella domanda, raga. Juventus-Bologna, non so il risultato. Cioè, 2-0, dai, 3-0. L'ultima gli abbiamo fatto 3-1, gli facciamo 2-0 stavolta. Poi Roma, anzi potrebbe essere sì, 3-0, 3-0, 3-0. Roma, Inter 1-2, no, 2-1 per l'Inter. Poi Milan-Napoli finisce 1-0 per il Milan, 1-1. Finisce 1-0 per il Milan. Monza-Lazio finisce 2-0, no, 1-0 per Lazio. Per la Lazio di Lollo Seven. Poi Genoa-Atalanta finisce 2-0 per l'Atalanta. Penso, perché non mi ricordo come sono messi in classifica. No, Atalanta è 18esima perché ha perso 2-0. Mentre il Genoa sta 20esima, quindi ancora peggio di loro. Quindi ha perso 4-0, considerate. E, quindi questa finisce. Dove sta? Seconda giornata. Poi Genoa-Atalanta finisce 1-0 per l'Atalanta. Oh, sì, 1-0. Udinese alla Sverona finisce 1-0 per l'Udinese. E penso, boh. Sassuolo-Fiorentina finisce 2-0 per la, anzi, 1-0 per la Fiorentina. Cagliari-Frosinone. Qua è da vedersela, eh. Cagliari-Frosinone. Il Cagliari che considerate che ha perso, sì. Frosinone, oddio, guardate come stanno messi nella Sivia. 1-0, 1-0. Hanno perso tutte e due 1-0. Ma sono esattamente uguali le due cose, però penso che vincano, che pareggiano 2-1, 1-1. 1-1 è perfetto proprio. 1-1, sì. Poi Salernitana-Torino finisce 3-0 per la Salernitana, per il Torino, scusate. E Lecce-Empoli finisce 1-0 per l'Empoli. Vediamo di migliorare qualcosa e di mettere in vendita un'altra volta cosa. Non si chiama. No, mo metto in vendita un botto di giocatori. Chiesa
chiesa va bene in allenamento e quindi non lo posso mettere. Rovella ha 13 milioni e 9, se può fare. Poi fra botta che tanto non ci faccio niente. A 4 milioni e 9 mazza. E Perin qua non posso vendere niente. Io direi di vendere anche. McKennie, quanto lo venderei? 14 milioni e 4. Miretti, Rovella, quanti centrocampisti ho? C'è un 3-5-2, quindi i giocatori inclusi sono 4, 5. Ma perché, scusa, se ne sono 4 qua? Ma ho capito perché, raga. Ho capito perché c'è un attaccante in centrocampo e quindi state là. Quindi un giocatore, se useremo sempre la stessa, potremmo anche venderlo. Cioè Miretti potremmo vendere. A quanto? 13 milioni. E lo venderemo, dai. Dai. 1, 2, 3. 3. E poi io Chiesa aspetterei. Giocatore stella 90, valutazione più alta 7.0. Capocannoniere Bremer. Un gol. Ma Lionel a quanto lo venderei? 39? Ah, 37. 37. Cioè 37 io potrei pure fare. Questi sono un botto di milioni. Sono 26 e 9. Più 31 e 9. Sono circa 32 milioni. Quindi penso che gliela faremo a comprarci qualcuno. Scusate, ma Bellingham costa 4. Costa 34 milioni, raga. E mamma mia. Chi è tornato qua? Ramsdale. Ma che è? Che è sto schifo? Ma che è? Ma va. Senti, io cerco di raggruppare tutti quei soldi. Di prendermi tutti quei soldi. Ramsdale è proprio nome. Cioè, ho capito che è più forte di Chesney, però mo spreca i soldi per Ramsdale. Ah, ma poi abbiamo i 16 milioni. E vabbè, allora cioè, possiamo comprarci pure uno scout. Dallo scout è un giocatore fortissimo. Cioè, possiamo pure comprarci, che ne so, Cristiano Ronaldo o Haaland. O Mbappé. In questo momento non so proprio chi è il più forte tra loro due. C'è Kane dal Bayern Monaco. Vabbè, ma non ci serve. Anche perché... Ah no, però noi ci dobbiamo concentrare su Bellingham. Su Bellingham, sì. Ci dobbiamo concentrare su Bellingham, che anche se noi lo compriamo, che questo vale 20 milioni e 8 poi. Se lo compriamo, questo ha un 92 di giallo, un 92 di difesa e un 92 di attacco. Quindi questo lo potremmo mettere pure in attacco certe volte. E siamo... Partite 0, reti 0, voto 0, assist 0, forma tantissima, morale tantissimo. Considerate che lui è un giocatore in forma, quindi costa anche 5 boss coins. Qua non te lo danno il regalo giornaliero? Ah, eccolo. Perfetto. Allora, quindi, ricompensa tripla, non mi importa niente, tanto buco. Allora, classifica, siamo messi veramente male. Considerate che se noi vinciamo facciamo 3 punti. E loro potrebbero vincere, boh. La Salernitana perde, quindi noi saremmo di sicuro decimi o qualcosa del genere se vinciamo. Poi col Frosinone potremmo anche andare a fini quinti, cioè perché il Frosinone è scarsissimo. Poi chi ci abbiamo dopo il Frosinone? No, il Torino. Oddio, regà, il Torino. Provo a fare un amichevole col Torino. È l'unica. Lo sta? Ecco. 4-0 per noi. Ma che cavolo? Ma io pensavo che giocavamo... Me lo vedete che però noi giochiamo bene. Sono le squadre un po' più forti che si fanno... Messi, Pogba, Danilo e Chilwell. Pensa a voce, raga, abbiamo fatto la storia.
Lionel Messi, giocatore migliore. Però, 9 Messi, giocatore migliore, gol. 9 ha preso, ammazza. E fregate, quanto gli facciamo al Bologna? Scusatemi. Oddio, però io voglio vedere con lui. 1-1, vedete? Cioè, vedete, raga. Vediamo un po'. Messi. Leao e poi Messi ha segnato. È su questo che dobbiamo migliorare, ragazzi. Su questo. Se non miglioriamo su questo, non si va avanti. Ah, ha segnato Chilwell, la mia migliore contro Torino. Ora io riprovo con l'Inter. Io provo con l'Inter. Poi non lo aspetto. Inter potrei provare con Milan. No, Milan l'ho fatto. Allora, Torino, il Milan, il Napoli non lo faccio perché l'ho già fatta. Poi mi sa che perdo. Anzi, la rifaccio con Milan, cioè la rifaccio con Napoli. Te prego, te prego. Oh, meglio, 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 meglio. Dai, raga, dai. Dai, 1-1 è molto meglio. Cioè, se facevamo 1-1 era meglio. Ha risegnato prima Elmas e poi Messi. Lionel Messi, Lionel Messi, il man of the match, il man of the match, raga. Messi, mamma mia, signori, signori, soldi. E raga, quindi noi secondo me ci possiamo fare anche un amichevole contro Inter Milan e vinciamo 1-0, raga. Mamma mia, mamma mia, mamma mia. No, ok, Messi di rigore, pensavo meglio. Lionel Messi 8. Cioè, vi dà sempre voti altissimi questo. Mamma mia, raga, 1-0 di rigore al 28esimo e poi nel secondo tempo non è successo niente. Tiri 14-3, pensa un po', raga. Pensate un po'. 1-0 comunque, tutto a posto, dai. Ritiri, vedete, è il Napoli che ci crea qualche problema. Poi il Torino, vabbè, non c'è bisogno manco di vederli di tigri, 14-4. Poi contro Orange. Contro Orange. Qui 5-17 tiri. Cioè, rendete conto, raga. Allora, dobbiamo fare una cosa.